Vittoria e primato anche se in coabitazione per il notaresco che si sbarazza nella ripresa del Vastor Girardi con un perentorio 4-1. Massimo Epifani dà fiducia nuovamente a Mattia Pampano dopo l'ottima prestazione sfoderata a Nereto. A centrocampo out Lovisa, si ferma anche Massetti, al suo posto in campo va Blando. Il tecnico rossoblu cambia anche in difesa, dove a far coppia con Speranza c'è l'argentino Petruzzi, mentre in avanti è Maio a spuntarla su Gassama. In casa Vastor Girardi mister Prosperi si affida a Cunzo e Guadalupi in mezzo al campo, mentre a formare il tridente offensivo ci sono Salatino, Ametai e Guida. Dirige il fischietto campano Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia. Bene l'approccio alla gara dei padroni di casa, che al quinto hanno subito l'occasione per sbloccare la partita con Valenti, bravo a divincolarsi al limite dell'area di rigore, ma la sua conclusione si ferma sul palo alla destra di Carriero. In ripartenza arriva anche una timida risposta dei molisani, con Secondo che prova ad imitare Valenti, conclusione oltre la linea di fondo. I padroni di casa, quando si affacciano dalle parti di Carriero, sono pericolosi, come nell'occasione creata sull'asse Valenti Pampano con la sforbiciata di quest'ultimo che termina sul palo dopo la deviazione dell'estremo difensore ospite. Dopo minuti di calma la prima frazione si ravviva intorno alla mezz'ora. Pampano, il migliore dei suoi, si invola verso la porta avversaria, ma sul più bello si fa rimontare da Montuori che mette in corner. Al secondo tentativo dalla bandierina i padroni di casa la sbloccano. Spizzata di Pampano che prolunga la sfera sul secondo palo, dove si materializza Maio che in tuffo di testa batte Carriero. Prima rete per l'attaccante ex Piacenza, che poi va ad esultare con i suoi compagni in panchina. Passa un minuto e i rossoblu hanno l'occasione per allungare, ma Valenti dopo una finta in area di rigore non riesce a chiudere sul primo palo. La regola non scritta del calcio, gol mangiato, gol subito, si abbatte sul Savini. Il Vastor Girardi, evanescente fino a questo momento, riesce a trovare il gol grazie ad una conclusione balistica perfetta di Ruggeri, che trova l'incrocio dei pali. Con gli stessi effettivi del primo tempo la ripresa inizia subito con un brivido per i tifosi del Savini, che vedono la conclusione di Ruggeri al primo minuto infrangersi sulla traversa con Sciba sulla traiettoria. I molisani non riescono a dare continuità a queste occasioni, anzi si schiacciano troppo e capitolano al quarto d'ora, quando Maio si destreggia bene in aria e serve l'inserimento di Valenti, il quale di piatto trafigge Carriero sul primo palo. Secondo gol stagionale per l'ex attaccante del Matelica. Due giri di lancette e Blando ha tra i piedi la palla del doppio vantaggio, ma la bordata dalla distanza esalta il portiere che mette in corner. Tris che il notaresco trova a metà della seconda frazione. Buono il fraseggio sull'out di destra tra Valenti e Sorrini, il pallone in area di rigore e la chiusura sul primo palo di Petruzzi da sudamericano vero. Gioia incontenibile per il calciatore nativo di Buenos Aires. La ripresa è un monologo rossoblu, con il notaresco che fa le prove con il quarto gol al 34esimo. Bene l'asse Marchionni Maio con quest'ultimo che si fa murare da Carriero. Il poker però è rimandato di qualche secondo, quando Maio dall'interno dell'area di rigore riesce a mettere la sfera all'angolino alla sinistra del portiere. La gara scivola via tra la girandola di cambi dei due allenatori e dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine delle ostilità. Per il notaresco terza vittoria consecutiva che permette alla formazione di Massimo Epifani di raggiungere quota 9 in classifica ed agguantare il nutrito gruppo di formazioni che guida ora il girone F di Serie D.